Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Get Ready With Me. Inizio subito con il primer, perché così mi velocizzo perché sapete che parlo tanto. Volevo parlarvi un pochino dei nuovi progetti che sto portando avanti, ma progetti anche non di lavoro. Per esempio, quest'estate ho deciso che finalmente anche io andrò in vacanza, precisamente nella zona dell'Argentario, perché per una volta che non ci vado per lavoro la voglio visitare per bene, solamente che il problema qual è? Non conosco praticamente nessuno, dato che probabilmente ci andrò da sola. Quindi che cosa ho fatto? Io, vi ricordate, avevo già utilizzato l'applicazione Badoo, che è questa qui praticamente. L'avevo già utilizzata, vi ricordate? Dato che sia un'applicazione per incontri, ma sia anche per conoscere in generale persone nuove, io la utilizzo proprio come vero e proprio social e quindi mi sono aiutata per spostarmi meglio in vista di questa piccola vacanzetta che farò. L'azienda in passato mi aveva appunto già contattata e io in realtà l'ho continuata ad utilizzare soprattutto per spostarmi tramite appunto la geolocalizzazione, soprattutto quando vado in posti che non conosco, dove soprattutto a parte il posto non conosco nessuno e quindi sono molto più limitata in questo senso. Ho deciso di cercare informazioni e parlare con qualcuno del luogo, del posto, perché se guardate, accedendo alla funzione persone nei dintorni, io appunto posso vedere le persone intorno a me, ma cambiando la geolocalizzazione, in questo caso io metto Capalbio perché appunto è la zona in cui andrò in vacanza, vedrò automaticamente tutte le persone che sono nei dintorni di Capalbio. Quindi vi dicevo, cercando tra appunto le persone dei dintorni, ho chattato un po' con qualcuno per cercare questo tipo di informazioni e ho trovato una ragazza molto disponibile e simpatica che mi ha dato degli ottimi consigli su cosa vedere appunto nelle zone dell'Argentario. Mi ha consigliato ad esempio il Giardino dei Tarocchi, la riserva del Lago di Burano, Porto Ercole e poi altri posti tra cui i ristoranti. Voi invece siete mai stati in Toscana? Sicuramente sì. Ma io non viaggio molto. Fatemi sapere nei commenti se siete soprattutto stati nelle zone dove appunto andrò in vacanza io, se utilizzate già Badoo, se già siete su appunto su questo social. Vi lascio comunque tutti i link qua sotto in descrizione. Tra l'altro io ho fatto delle figuracce di cacca proprio in Toscana, specificatamente a Lucca, adesso vi racconto un po', metto la cipria. In pratica, cosa è successo? Io ero andata a Lucca Comics nel 2014, nel lontano 2014, quindi diciamo che è una figura di cacca raccontabile perché è passato tanto tempo, ma è ancora un po', cioè è ancora, rimarrà sempre imbarazzante perché comunque non ero piccola. Una sera io avevo fatto il cosplay di Eva Kant, quindi una cosa tranquilla, insomma. Come mi trucco oggi non si sa. Intanto vado ad utilizzare da questa palette di Mesao da Milano. Non so ancora quale colore, però penso questo verde. Farò tipo un nude, però con questo verde qua. Ero lì, era sera, avevo camminato su e giù e all'improvviso ero comunque in compagnia. Cos'era successo? Avevamo trovato un posto per cenare, però all'improvviso mi sono venuti dei dolori di pancia fortissimi, ma proprio senza preavviso. E quindi intanto faccio una piccola sfumatura con un marroncino. Essendo in compagnia non sapevo dove andare perché dovevo andare in bagno, avevo quell'impellente bisogno che non era pipì, ovviamente avete capito. E dato che lì comunque ci eravamo messi a sedere in un posto che dentro aveva il bagno, però bisognava fare la fila, io mi sono messa subito in fila dicendo devo fare pipì molto elegantemente. Invece altro che pipì. Dato che dietro di me, per fortuna, dopo non ci sarebbe andato nessuno, ho dato sfogo proprio al mio essere e ho tappato Lucca, cioè io ho tappato quel bagno e il giorno dopo le fogne in quella zona avevano avuto un problema e quindi ero praticamente stata io. Non lo sa nessuno, solo le persone comunque strette a me, ma non lo sa nessuno. Ora lo sa tutta YouTube, insomma. Questo marroncino è tipo freddo e sembra che io l'abbia messo malissimo nel video, ma non è così proprio. Cri, che devi fare? Vado a prendere questo verde alla fine, lo metto su tutta la palpebra, però non a cazzotto, non so quanto sia pigmentato. In realtà io questa palette non è che la utilizzo sempre, praticamente è in tonza. E vabbè, niente, io ho praticamente fatto questa cosa a Lucca. Facendo un casino qua. Non mi piace.
Non mi piace. Ma come... No, mi sa che io... Proviamo col dito, mi sa che io con i colori non vado d'accordo io. Io. Vedi? Vedete, mi sono pure sporca... No. Niente, ricomincio. Perché non si può fare questa cosa. Decisamente no. Io ultimamente, negli ultimi anni, mi sto truccando con i colori neutri. E colori neutri siano. Cioè... Beh, quest'occhio lo lascio così perché comunque fino a qui mi andava bene. E non mi piace nemmeno... tanto questo colore qua, quindi questa palette non l'ho mai utilizzata e mi sa che c'era un motivo sotto. Ok, tornati al punto di per voi un secondo fa, per me 10 minuti ci ho messo, insomma. Vado a prendere da questa palette che non ha marca questo colorino, cioè questo ancora devo decidere, però penso un colorino shimmer, quindi forse questo qua, e lo vado a spiaccicare proprio di forza perché quel verde è proprio un pugno in un occhio, come sono simpatica. E adesso vado a metterlo sulla palpebra. Ma forse sapete che ci metto il borgogna? Sì, ci metto il borgogna, dai. Almeno questo è carino. Ma non si vede. Ma questo Get Ready With Me non ha senso. Io so che colore ha senso, però. Prenderò questo borgogna dalla palette di Kiko, che so per certo, mi fido ciecamente, tutto intorno agli occhi, quante battutine, che è molto pigmentato, quindi lo vado a piazzare proprio col dito questa volta, perché proprio senza ritegno. Oh, mo sì che va bene. Ho anche bagnato un pizzichino il pennello per rendere il colore un po' più vibrante. Vado a mettere la matita nera e il mascara e torno. Oh, mo sì che va bene. Come recuperare un trucco? Vabbè, io ho utilizzato la salvietta struccante, comunque sia. Mi capita molto spesso, non faccio video tutorial precisi tipo Clio. Comunque adesso la parte sotto la faccio dopo. Intanto vado a fare la base. Per la base io, vedrete poi in un altro Get Ready With Me che ho registrato prima di questo, che non riuscivo ad aprire questo fondotinta che mi ha inviato la NYX. Però mio padre mi ha aiutato ad aprirlo e quindi lo proverò per la prima volta insieme a voi. Goccia moltissimo, oddio. Io faccio così, spalmo, perché sennò cola. Ed è un fondotinta che si può stratificare. Utilizzo il pennello appunto che mi hanno sempre inviato loro, mai utilizzato, voglio provare. Io di solito utilizzavo, sta là. Comunque utilizzo questo, vediamo. Oddio, non lo so se mi piace, sapete, eppure io adoro i prodotti della NYX, non so se mi piace. Ma non perché non copre, vabbè, adesso copre poco. Però sembra che la mia pelle se lo mangi, rimane comunque secca, eppure ho messo un sacco di crema prima. Oddio, ragazze, non mi piace molto. Cambio pure il fondotinta per il semplice fatto che dopo devo uscire, quindi non mi va di essere tutta farinosa, ma forse sono io perché comunque gli altri ne parlano bene. Io adoro i prodotti di NYX, ristrucchiamoci. Adoro, oddio, ma nella videocamera... No, nella videocamera comunque e anche nella realtà è perfetto con il collo, però porca miseria. Sembro uno scheletro. Niente, faccio così, metto il mio solito fondotinta che è questo qua di Maybelline, che è la Finiton, numero 24, che è un beige doré. E copre, quindi cioè uno dice è possibile che, abbia la pelle così perfetta, quindi uno ipotizza che ci sia. Qualche volta quando me lo sono messo, molte persone mi hanno detto come sei bella struccata, quindi ok. E niente, metto questo e torno. Ok, eccomi qua. Per coprire le occhiaie utilizzo il Dermablend di Vichy come al solito, perché ve l'ho già detto, ve lo dirò anche nell'altro Get Ready With Me, che vedrete, che copre tutto. I discorsi riguardo tutto quello che vi ho accennato, tipo polemiche, critiche, cose di questo tipo, vi ho anche messo su Instagram una foto dicendo aspettate un Get Ready With Me, dove parlo senza censure su di cose che comunque penso vi aspettate, uscirà dopo di questo. Prima avete visto che io vi ho mostrato Badoo da un telefono diverso da quello che vi mostrerò nel prossimo Get Ready With Me. Direte, ma che è successo? Che è successo? Mi è proprio... Non so se ridere o piangere perché... Oh mio Dio, vi dico soltanto che quel telefono, il Samsung Galaxy S7 Edge, non esiste più. Già non esiste più, è andato. Vi racconterò meglio in un video a parte perché io non voglio sclerare adesso. Io sono molto di facile sclero.
andiamo avanti. Vorrei solamente andare a mettere appunto un po' di matita. Ancora devo mettere il correttore, quello un po' più chiaro, ecco perché non fiso subito con la cipria. Sfumo il sotto della matita con l'ombretto borgogna, ma giusto poco. Spero di non fare troppo danno. Vi capita che volete fare un trucco semplice e poi andate a fare tipo i pugni nell'occhio, tipo questo mio di adesso? Però non è venuto malaccio, dai. Però sono diversi. Però vabbè, andiamo avanti perché va bene così. Ritornando al discorso del cellulare, adesso metto la cipria, così dopo metto il mascara anche sotto. Non potrò fare il watch on my phone, almeno su quel telefono. Vi ricordate che io vi ho detto che sul vecchio telefono appunto non riuscivo più a scaricare cose perché la memoria si riduceva sempre di più? Ho fatto il ripristino e adesso funziona. Quindi non solo sono tornata al vecchio telefono, ma potevo anche risparmiarmi i soldi del Samsung. Molto bene. Mascara anche sotto e contouring con la solita palette, sapete ormai, di NYX in polvere. Sto giocando a Clash Royale, notizia che nessuno sapeva. Non l'ho mai detto né accennato su Instagram, in qualche video, in qualche Instagram Stories. Sto giocando a Clash Royale. Il guaio mi successe come esattamente l'applicazione di... com'era? Candy Crush. Sì, era quello. Allora, praticamente il telefono che io ho ricominciato ad utilizzare, quello che avete visto prima, quello vecchio, mi era già stato rubato l'anno scorso, a un mese di vita, cioè proprio una sfiga quei telefoni. E io ero arrivata tipo oltre il centesimo livello di Clash, di Candy Crush, e rosicai tantissimo. E non lo ristallai perché non era inutile, insomma, ricominciare. Io con il Samsung avevo raggiunto l'Arena 6. Grazie al mio ragazzo, ovviamente, perché io sono incapace. E praticamente cos'è successo? Ho dovuto ristallare da capo. Stavolta sì, stavolta ho ricominciato, sono in Arena 1. Ma dato che so già un po' le dinamiche, so già giocare, adesso sarà meno probabile che io perda. Sarà probabile, ma comunque meno probabile di quando iniziai. Ieri ho visto anche Alessia. E ho provato la canzone, una delle due canzoni che farò nel musical, una appunto è Faded. Ho messo un po' di... sembra tanto, ma non lo è. Un po' di questo colore qua più aranciato per dare un effetto naturalmente arrossato, no, abbronzato, arrossato, insomma. Infatti lo vado a mettere un po' ovunque, anche qua sul naso, insomma. E adesso mi sono dimenticata di mettere il correttore più chiaro qua alla dite del naso, ma non importa. Perché invece metteremo con il pennello con cui ho messo la cipria questo colore giallino. Che non è proprio giallo, però dà un aspetto insomma più disteso al viso, e lo vado a mettere qua. Come blush vado a mettere il solito, che è questo di Essence, è il numero 30, e quindi ho cantato Million Reason, che io comunque non conoscevo benissimo, in italiano. Alessia ha detto che sono brava, però ma io non ho queste grandi, come si dice? Opinioni su di me. La luce è sicuramente cambiata perché è passata più di un'ora da quando ho registrato il video. Comunque, mi è venuto in mente abbinare il borgogna, volevo mettere il numero 20 di NYX, che è un, se avete visto il video delle tinte labbra dove faccio vedere tutti i colori, è più sul appunto borgogna malva. Uno strano contrasto fra i colori freddi degli occhi, della bocca e le guance un po' calde. Che dite? Si può fare? Ma comunque sia. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo comunque il link di Badoo qua sotto. Vi ricordo anche che uscirà un altro Get Ready With Me senza filtri, senza censure. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! L'80% dei